Salve a tutti operatori e bentornati su Rainbow Six Italian Community. Pensavate che mi avreste risentito direttamente nel prossimo episodio di Tatticamente, che è in arrivo a fine settimana, ma vi sbagliavate di grosso. La Ubisoft infatti ha perso qualche informazione per strada e l'utente Mr. NiceX non ha perso tempo. Con un post su Reddit infatti ha comunicato di aver provato una versione demo di Operation Chimera per ben 3 ore e quindi di avere un'infinità di informazioni su noi operatori e sulla modalità Outbreak. Con un secondo post, questa volta su 4chan, noto sito utilizzato dai leaker di videogiochi e non solo, ha pubblicato una miriade di immagini prese proprio da questa demo, dove noterete alcune cancellature e parti mancanti. Il motivo è semplice, infatti in queste demo è presente il codice dell'utente che le sta giocando per tutto lo schermo, quindi lui ha provato a cancellarle nella miglior maniera, lasciando però abbastanza intatto ciò che c'è sotto. Nonostante fossero le 2 di notte quando queste notizie sono state pubblicate, noi abbiamo cercato di essere il più tempestivi possibili, rilasciando dei post sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo di Instagram, dove vi invitiamo a seguirci per non perdervi nessuna novità da Rainbow Six Siege. Prima di andare avanti, però, vorrei farvi notare come le azioni strabilianti che sono in sottofondo, come nello scorso video, vengono direttamente dal canale di Simotecno94, nostro amico e nostro compagno di squadra. Quindi vi invitiamo a passare dal suo canale, il link ve lo lasciamo in descrizione. Dunque, procediamo. Dalla prima immagine potrete notare come entrambi gli operatori siano attaccanti. Questa è la notizia che ci ha lasciati di stucco. Non ci saremmo mai aspettati una innovazione del genere da parte di Ubisoft, ed è vero che queste notizie non sono ancora confermate, restano leak o rumor. La cosa interessante però è che sono fatte così bene che ci portano a dubitare possano essere fake. Bensì, pensiamo proprio siano immagini reali presi da questa demo, anche perché siamo certi che esistano queste demo utilizzate normalmente dagli sviluppatori o dai tester di Rainbow Six. Abbiamo la possibilità di analizzare più nello specifico i due loghi e soprattutto, proprio per quanto riguarda Finca, l'attaccante russo, possiamo addirittura collegarle un viso, abbastanza scoperto in questa immagine, e paragonarlo all'immagine ufficiale rilasciata da Ubisoft per la presentazione di Operation Chimera. Come potrete notare, infatti, i due visi sono pressoché identici e quindi un'altra prova a favore di questi leak che ci fa immaginare che possano essere effettivamente reali. All'interno dello stesso post possiamo leggere ulteriori informazioni sull'operatrice russa e sul suo gadget. I nanobots, già confermati da Ubisoft, saranno in grado di restituire 40 HP ai suoi compagni di squadra, oppure di potenziarli di 40 HP, un po' come succede con le siringhe di Doc. La differenza sostanziale col gadget del dottore francese è soprattutto nel numero di utilizzi, che è pari a 2 per l'operatrice russa, e ancor di più nella durata dell'effetto di questo potenziamento, che stando alle informazioni di questo utente è pari a 10 secondi. Dopo questi 10 secondi la salute ritornerà alla normalità. Inoltre possiamo leggere dettagli sulle armi che l'equipaggia, ovvero una nuova arma di Rainbow, lo Spear 308 con 38 di danno, e come già per Fuse il 6P41 Light Machine Gun a 100 colpi e il SASG12 come fucile a pompa. Come fatto per Finca, passiamo all'analisi di Leon, o Leon, ancora non siamo certi della pronuncia del suo nome, ma essendo francese pensiamo sia più la prima. Possiamo analizzare il suo logo, che sembra raffigurare effettivamente un leone, e soprattutto la sua immagine, quasi completa, ma un po' meno definita, proprio per le numerose cancellature che ci sono, che tutto sommato possiamo comunque paragonare a quella già rilasciata dalla Ubisoft. E possiamo anche in questo caso notare quanto effettivamente i due operatori sembrano assomigliarsi tantissimo. Anche per Leon passiamo all'analisi del suo gadget, questa volta addirittura conoscendone il nome, EE-1D. Sarà infatti questo il nome di un drone in grado di emettere un impulso utile ad individuare i difensori in movimento all'interno della mappa. La descrizione del suo gadget infatti non è chiarissima, però stando a ciò che riusciamo a capire, i difensori fermi, immobili, non verranno individuati. La durata dell'impulso sarà pari a 10 secondi e potrà essere utilizzato 3 volte dall'operatore francese. E anche per Leon siamo in grado di dare qualche dettaglio sul suo armamentario. Equipaggerà un nuovo fucile per Rainbow, ovvero il V308, una sorta di Vector con caricatore a tamburo e soprattutto 44 di danno e un ACOG. A parer mio, devastante.
A questo si aggiungono due possibili opzioni già in dotazione alla Gendarmerie, più nello specifico il 417 a colpo singolo utilizzato da Twitch, oppure lo shotgun CQB utilizzato dai francesi. Infine, lo stesso utente ha utilizzato il post per rilasciare alcune informazioni sulla nuova modalità Outbreak, disponibile come Operation Chimera a partire dal 6 marzo su tutte le piattaforme. Anche queste informazioni trovano numerosi riscontri, soprattutto in alcuni rumor che stanno circolando nelle ultime settimane. Secondo l'utente, i giocatori si troveranno ad affrontare una situazione simile a quella di Left 4 Dead, noto gioco horror in prima persona prodotto da Valve. Gli operatori saranno costretti a muoversi lungo una mappa con una sorta di sensazione di progresso già specificata da Ubisoft, proteggendo l'ostaggio o le bombe, scortando l'ostaggio stesso o cercando di ripulire l'area dalla presenza degli zombie. Inoltre, l'utente aggiunge che con alcuni di questi operatori saremo costretti a rinforzare delle pareti con delle barricate di color rosso, oppure a chiudere delle porte e delle finestre con dei rinforzi riportanti il logo di Outbreak. Probabilmente gli operatori ai quali si riferisce sono proprio i difensori. Infine, vi è un elenco di 5 tipologie di zombie che sarà possibile incontrare durante il percorso in queste mappe. Ci saranno zombie normali, zombie in grado di muoversi in maniera strana, imprevedibile e di farsi saltare in aria, zombie in grado di teletrasportarsi e di lanciare spine, probabilmente quelle viste nel trailer di presentazione di Outbreak, zombie huge as tanks, sarebbero dei corazzati belli grossi e quindi probabilmente molto difficili da distruggere, da uccidere, e per ultimi degli zombie in grado di librarsi in aria e di rilasciare una sorta di rete utile ad accecare gli operatori per circa 5 secondi. E qui c'è un riferimento ad alcune nuvolette di Mario Kart. Queste erano tutte le informazioni che avevamo per voi oggi. Vi invitiamo a lasciare un like qualora il video vi fosse piaciuto e soprattutto di condividerlo con i vostri compagni di squadra. Noi ci vediamo alla prossima! Oh, you make me wanna talk back.